Strano ma vero, siamo a Rende, nell'area urbana di Cosenza, città nota per il verde, per il suo essere centrale ma al tempo stesso vivibile, la città dell'Università della Calabria. L'impressione è però che qualcosa non funzioni in tema dei rifiuti. Qui infatti siamo proprio a ridosso dell'Ateneo, in una delle strade secondarie che ne facilitano l'accesso. Siamo a pochi metri dalle aule, dai laboratori e dalle strutture dell'Unical, frequentate quotidianamente da migliaia di persone, ma percorrendo questa strada ci si rende conto della presenza di una sorta di piccole discariche. C'è purtroppo chi lascia la busta con la spazzatura dove probabilmente in precedenza l'hanno lasciata altri, e c'è chi invece preferisce buttarla praticamente in mezzo a un campo, sempre a pochi metri dalla strada. C'è chi la lascia quindi a ridosso della sede stradale e la abbandona in una zona un po' più lontana, quasi nascosta, ma il risultato è sempre lo stesso. Una strada quindi secondaria, ma percorsa ogni giorno da centinaia di automobili, circostanza questa che evidentemente non frena l'inciviltà. Una situazione per la quale occorrono interventi immediati, non solo per una questione di decoro, ma soprattutto per l'ambiente. A tal proposito vale la pena ricordare inoltre che la strada in questione si trova nelle immediate vicinanze dell'autostrada e praticamente di fronte all'area dell'ex legnochimica, per la quale si attende da tempo una necessaria e urgente bonifica.